Quadisti, buongiorno. Ed eccoci nuovo video articolo tecnico, come vi avevo promesso. Sostituzione paraolio, albero di trasmissione primario in questione è il paraolio posteriore. E questo è l'albero di trasmissione primario dell'Articat motorizzazione Kawasaki bicilindrico 650. Voi pensate cosa deve fare un povero Cristo per sostituire un paraolio? Come potete vedere, ovviamente, stiamo parlando di un mezzo che ha quasi 10 anni. Cos'era successo? Si era ossidato tutto l'albero dove il paraolio deve far tenuta e si era ossidato ovviamente anche la battuta esterna, che vabbè, quella non aveva tanti problemi. Praticamente il paraolio vecchio perdeva da infiltrazioni date da ossidazione e materiale di riporto. Quindi l'unica speranza era sfilare completamente l'albero di trasmissione primario con il suo aggancio dal blocco motore e con una carta vetrata 500, 1400, adesso non la troviamo più. Ah, eccola qua. La dovete intingere nell'olio in modo da non rovinare, ma semplicemente togliere. Togliete le abrasioni, strofinandole in questo modo, carta vetrata finissima, anche una 1000 va bene, in 1500, 600, insomma, in tinta dell'olio, le girate e togliete tutte le abrasioni. Guardate che spettacolo, questo albero di trasmissione ha 10 anni. Poi vi munite di paraolio, ovviamente originale. Questo era il paraolio vecchio, questo era il paraolio nuovo. Per sfilare il paraolio potete tranquillamente bucarlo e poi tirarlo fuori con un attrezzo di questo genere, molto comodo. E infine, eccoci qua al nostro lavoro. Guardate un po' che disastro deve essere fatto per poter sfilare quell'albero. Allora, per prima cosa, la coppia conica posteriore è tenuta da due viti, da due bulloni passanti, uno in basso e uno in alto. Li dovete sfilare. Poi sfilate i mozziruota superiore e inferiore in modo da poter arretrare i mozzi e permettere ai semiassi di arretrare. Poi sfilate, come vedete, l'ultima vite in alto della coppia conica centrale per permettere alla coppia conica di arretrare all'interno della sede, se no non ce la fa. A questo punto tutto l'albero di trasmissione potrà sfilarsi da quello che è il 1000 cave del trasmissione, quindi lì si sfila. A quest'altro punto sfilerete quattro bulloni che vedete, forse da qua li vedete meglio, i quattro bulloni, eccoli là, e quattro bulloni che reggono a supporto dell'albero di trasmissione e comprimono all'interno del motore tutto l'albero di trasmissione. Sono questi quattro bulloni. A questo punto, con un estrattore e un cacciavite, sfilate tutto l'albero motore da dentro il motore, lo posizionate su una morsa, fate il vostro lavoro, riempite di olio il paraolio, lo rinfilate. Tutto questo perché in altro caso avremmo addirittura dovuto smontare il motore dal telaio. Cioè, questa è una pazzia. Sembra che questo problema sia relativo solo alla vecchia serie Arctic e soprattutto al modello Kawasaki 650. Tuttavia, per la sostituzione di un solo stupido paraolio, arrivare a dover smontare completamente un mezzo, cioè, signori, guardate che qua sono pezzi, ma sono pezzi pesanti, eh. Veramente una follia. Cioè, per un paraolio non ha veramente il minimo senso. Comunque, signori, dal Fero, dalla squadra corsequadisti.it, beh, comunque la berlina di trasmissione del cavallo scherza un cazzo, signori, un salutone dal vostro Fero. Spettacolo, paroglietto maledetto, guardatelo, guardate. Tempo di lavoro, signori, infinito. E ovviamente sfilandolo si sfila anche l'attacco e quindi può essere cambiato anche il paraolio anteriore.
Ciao signori, un saluto dal Fero. Ciao ciao. Arctic Cat 6,50. Squadra forse qua di sti punti. A proposito, scusatemi, cazzo, ciao ciao. Ragazzi, questo lavoro almeno lo dovete fare in due. Non è preoccupante, però ricordatevi. Allora, quando rimontate, comunque, anche se c'è olio, prima di rimontare, ingrassate sempre le guarnizioni, se no si mettono a pisciare come le pazze. State sempre attenti, quando rimontate, a mettere sempre dell'olio. Non vi preoccupate che gira dentro olio, voi mettete sempre olio sui paraoli. E poi montate con grande tranquillità, senza fretta, e il problema più grosso sarà indovinare l'incasso dei 1000 cavi sui giunti croce del sia anteriore che posteriore. Quindi ricordatevi, quando rimontate, prima dovete allineare il cardano anteriore sul 1000 cavi che uscirà dal motore, che adesso lo vedete, ma anche davanti ovviamente c'è il buco perché quello era l'albero di trasmissione. Una volta fatto questo, potete rimontare la femmina del 1000 cave posteriore, avanzando leggermente tutto il gruppo coppia conica, e poi rifissare i quattro bulloni. Pulite sempre bene questa guarnizione, che è più che una guarnizione è uno spessore, ed è quello di casa. Questo non lo potete cambiare, è uno spessore in ferro e serve ad allineare perfettamente il gruppo posteriore, il gruppo di tenuta di tutto l'albero, quindi a far lavorare perfettamente i denti della coppia conica con l'altro pignone conico che arriva direttamente dalla secondaria del motore, quindi che trasmette la trasmissione da ruota. Signori, dalla squadra corsequadristi.it, come sostituire un paraolio di trasmissione a un quadriciclo quadrativi UTV Utility. Guardate che, al di là del fatto che voi dobbiate smontare tutto, dobbiate fare un casino della Madonna, qualsiasi quadriciclo bene o male, per cambiare il paraolio dovete fare le stesse operazioni. La differenza è che quando un quadriciclo ha 10 anni è ovvio che dobbiate fargli una buona manutenzione e pulire per evitare le perdite d'olio. Il paraolio si logora per l'ossidazione e vi dà delle piccole perdite d'olio e trovate le chiazze di olio nei box. Non succede niente fino a quando il paraolio non salta del tutto, però è comunque buona norma già che ci siete fatti. Signori, da quadisti.it, un grande saluto dal Fero.